Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. L'obiettivo è quello di concludere l'iter parlamentare dell'istituzione del Comitato dei 40 con le prime due letture dei due rami del Parlamento sul disegno di legge riforme costituzionali entro il 31 luglio. Stessa tempistica anche per la clausola di salvaguardia per apportare leggere modifiche al Porcellum, clausola che servirebbe proprio per evitare di tornare a votare con l'attuale legge elettorale. Niente Mattarellum, niente preferenze, niente ridefinizione dei collegi e solo quando ci sarà, se ci sarà mai, una riforma costituzionale, allora si farà una nuova legge elettorale. Proprio su quest'ultimo tema si parla di un accordo tra le parti che fisserebbe al 40%, sia alla Camera che al Senato, la soglia per ottenere il premio di maggioranza. Noi abbiamo detto che ovviamente si parte dalla legge esistente e bisogna operare delle modifiche che la mettano in sicurezza. Quali possono essere queste modifiche? Possono essere di diversa natura e di diversa ampiezza, questo oggi non è stato discusso, non ve lo diciamo non per riservatezza, ma perché questo è stato un tema che non è stato discusso. C'è una volontà invece unanime a che la normativa possa rispondere a quelle obiezioni che sono state avanzate nella sentenza della Cassazione e che hanno quindi portato questa legge ad essere, diciamo, sotto i riflettori della Corte Costituzionale. Sì, non è un mistero che sul tema correzioni o modifica della legge elettorale ci siano delle opinioni distinte. Naturalmente c'è chi pensa soltanto ad alcuni piccoli correttivi al Porcellum, chi pensa a un disegno più ampio come il ritorno al Mattarellum. Siccome per raggiungere gli obiettivi si deve fare un passo alla volta, oggi abbiamo unanimemente concordato che servono delle norme di salvaguardia che evitino di tornare a votare con questa legge elettorale. Poi discuteremo, dopo aver fatto, se questo principio verrà approvato dalle Camere, discuteremo se le modifiche devono essere più ridotte o più ampie e troveremo una mediazione, ripeto, spero con il consenso delle forze di opposizione, perché noi vogliamo sul percorso delle regole coinvolgere anche i partiti che non fanno parte della maggioranza di governo. C'è un tempo certo però per questa decisione? Abbiamo ragionato di concludere questi due percorsi, le prime due letture del disegno di legge costituzionale che dovrà tradurre in norme il percorso, non i contenuti, ma il percorso, le tappe del percorso verso le riforme, entro il 31 luglio e ugualmente entro il 31 luglio l'approvazione delle norme di salvaguardia sulla legge elettorale. È andata molto bene, si è partiti dal convincimento che tutto si tiene, vale a dire che riforme economiche e riforme istituzionali sono due facce della stessa medaglia e devono avere la stessa tempistica, lo stesso calendario. E quindi un grande decreto entro l'estate per quanto riguarda IMU, IVA, riforma della tassazione sugli immobili, lavoro, riforma della pubblica amministrazione, delle autorizzazioni e così via, questo come la parte economica, con un provvedimento potenzialmente, possibilmente unico da approvarsi entro l'estate, così come un calendario assolutamente sincronizzato e operativo con le prime due votazioni anche della legge costituzionale per quanto riguarda le riforme costituzionali, con all'interno la riforma minimalista, il cosiddetto safety net, vale a dire le opportune modifiche alla legge elettorale tale da renderla costituzionalmente corretta in caso di un ricorso alle urne. C'è un accordo nel fare una riforma, quella che è stata detta dopo la riunione in convento del governo, una riforma minimalista che ricostituzionalizzi il Porcellum in maniera tale che sia utilizzabile qualora si dovesse andare in tempi brevi alle elezioni, mentre c'è l'accordo che la riforma elettorale strutturale debba essere all'interno delle riforme costituzionali, perché se si sceglie il presidenzialismo o il semipresidenzialismo alla francese è chiaro che ci dovrà essere un sistema elettorale coerente col semipresidenzialismo alla francese, e noi diciamo doppio turno di collegio, e quindi la riforma
riforma organica, chiamiamola così, della legge elettorale non può che avvenire insieme alle riforme costituzionali e quindi avere i tempi delle riforme costituzionali. Ma tracciare una roadmap delle riforme, la prossima settimana approveremo una mozione di maggioranza, spero anche condivisa dalle opposizioni, che tracci un itinerario condiviso, anche se io ho ribadito in questo vertice che ha avuto inizio con una relazione interessante del Presidente del Consiglio, seguita da quella del Vice Premier, sono convinto che le riforme hanno bisogno di una forte volontà politica, le metodologie, gli organismi individuati per agevolarne il percorso lasciano sempre il passo a quella che è la mancanza o meno della volontà politica di riformare la Costituzione. Credo che questa volta vi sia una forte convinzione da parte delle forze della maggioranza, la grandissima maggioranza, di modificare l'assetto dello Stato, è un'occasione unica, maggioranza e opposizione non si confrontano più perché fanno parte entrambe della maggioranza, credo che sia doveroso a questo punto immediatamente attivare un percorso delle riforme. Sulla legge elettorale vi è l'esigenza di non sottovalutare l'appello della Corte Costituzionale che io avevo già denunziato da Presidente del Senato più volte con due ordinanze che manifestava la incostituzionalità del premio di maggioranza non correlato al raggiungimento di una soglia e io penso che sia doveroso mettere in sicurezza immediatamente questa legge e poi occuparsi di una nuova legge elettorale una volta disegnata la forma di Stato, la forma di governo. No, in realtà non si sono decise modifiche, si è deciso di non votare mai più col Porcellum, che era la richiesta forte del Partito Democratico, accolta largamente anche dal vertice di stamattina, con il sostegno e l'appoggio del governo. Si è deciso di avviare un percorso molto rapido, prima dell'estate, per cambiare il Porcellum. Come verrà cambiato sarà oggetto ovviamente della discussione in Parlamento e nelle commissioni dedicate, ma per quel che riguarda il Partito Democratico le modalità di cambiamento del Porcellum verranno decise all'interno della direzione, così come oggi annunciato dal segretario Epifani. Come dicevo prima, il cambiamento del Porcellum, così come le riforme istituzionali, sono un percorso. Ciascuno degli attori di questo percorso, partiti di maggioranza e di opposizione, partiranno, diciamo così, da una loro posizione. Quella è la posizione del PDL. Ovviamente dovremo affrontare questo tema strada facendo e sicuramente non soggiacendo a diktat di nessun tipo.